Che ti serve? No. Oh, caporale, che si dice? Sergente. Ah, finalmente si ragiona. Ah? Ah, ok. Ehi, caporale, sta lontano dai guai, intesi? Caporale, come stai? Sergente, come butta? Oh, niente male, bravo! È tutto. D'accordo. Caporale, fa attenzione. Va via, amico, circolare! Caporale, ciao. Ehi là, ti ho visto in moto con la strega di Wizard Island l'altro giorno. Com'è andata? Vuoi dire il tenente Whittaker, giusto? Sì, no, mi sono espresso male, sai. Ciao, caporale, a presto. La vita, caporale. La schiena a pezzi. Taylor, che succede? Dick, roba da non credere. Il capitano Curry mi ha assegnato ai turni di guardia. No. Come se potesse capitare qualcosa al dottore. Sì, è un lavoro duro, ma scommetto che è tutto sotto controllo, giusto? Sì, sì. E che ti succede, amico mio? La moto ti devasta schiena e chiappe? Ti fai dare un'occhiata dal dottore? Cosa? Non ti sento? Dai, ti prendo in giro. Il dolore è sparito, Doc. Mi ha sparato una botta di ossicodone. È roba forte. Sto bene. Ok. Prima ho visto il tenente. Stava cercando qualcosa dal dottore. Ah, sì? Pensavo ti interessasse. Certo, grazie. Ci vediamo, Taylor. Sicuro. Estras bien. Non è grave. Ma cerca di evitare le risse. Non garantisco. Sai, me parece. È passato un pezzo dal mio ultimo viaggio nell'incubo. Mi ramollisco e sto ablandando. Scherzi. Ah, vuoi davvero venire in missione con me? Guarda che una volta ero anch'io un motociclista, sai? Bene, allora andiamo. Caporale? Doc? Dove andate? Colonnello, non vado in missione da molto, quindi volevo accompagnare St. John. Non se ne parla proprio. Come, colonnello? Non chiedo. Cosa farei senza di te? Se dovesse accaderti qualcosa, non avremmo altri medici. Ma questo... Posso proteggerlo io. È congedato, caporale. Matt, sono già stato nell'incubo. Lo capisco bene. Ma ripeto, se qualcosa andasse storto, io non saprei davvero che fare se... Se dovessi perderti. Beh, le mie ricerche si fermano qui. Posso aiutarti? Non lo so, hai un sintetizzatore di DNA? No, ma c'è un negozio di autoricambi a Fort Klamath. Dick, non stiamo parlando di macchine. Ma perché ci casco sempre? In realtà forse so dove trovarlo. E dove? Nel tuo laboratorio,
alla Cloverdale. Ok, perfetto. Dobbiamo solo trovare un modo per superare le montagne. Hai ragione, non è una cosa facile. Ma tu conosci un passaggio, giusto? Devi portarmi con te. È un ordine, tenente? Sì. No, cioè, insomma, non è un ordine. Non lo so, vuoi portarmi con te o no? Ma il bagaglio, leggero. Ehi, Dick. Senti, se stai per dire grazie un'altra volta. Dimmi quando sei pronto. In partenza, tenente? Colonnello, capitano. Sì, dobbiamo recuperare un macchinario di cui ho bisogno. Capisco. Come vanno le ricerche? Bene. Con Dick, cioè con il caporale St. John, abbiamo fatto notevoli progressi. Grazie di averlo assegnato al mio progetto. Fa progressi anche il tenente Weaver. Potrà testare la sua arma chimica alla fine della settimana. Ho saputo. Anch'io sono a buon punto. Ricorda che per noi sei più preziosa dei macchinari. Quelli si possono rimpiazzare, ma tu no. Sono già stata nell'incubo, Matt. So cavarmela in caso di problemi. A presto, tenente. Caporale. Vorrei esaminare le attrezzature di Weaver ed essere aggiornato. Signor. Devo verificare lo stato dei lavori e... Perché tutta questa pantomima? Cosa? Tutti il sì signore, i no signore, il saluto militare, le gerarchie, le uniformi. Mi sembra inutile ora. Eri nell'esercito, dovresti saperlo. Era diverso. Perché? Perché c'erano miliardi di persone. Insomma, un corpo militare aveva ragione di esistere. Io credo che abbia più senso ora. Perché? Perché lì fuori regna il caos. Abbiamo bisogno di ordine e disciplina, ora più che mai. Sai, ho visitato molti campi e tirano avanti anche senza un colonnello che ti ansima sul collo. Certo che è ironico. Tu che trovi inutili le uniformi e le gerarchie. Che significa? Pensavo lo stesso dei motociclisti al tempo. Anche voi avevate dei gradi, come capitano di strada o presidente. E le toppe e i tatuaggi erano come un uniforme. E quando scendevate in strada tutti insieme sembravate un esercito. Barbe e moto a parte, ovvio. Beh, in effetti, non hai tutti i torti. Devo confessare di essere rimasta sorpresa quando ti ho visto senza il gilet al campo. Credevo che non ci avresti rinunciato per nulla al mondo. Dai, il mio gilet! Chissà se il colonnello accetterà un cambio di uniforme. Sì, infatti. Dove andiamo? A Diamond Lake. C'è una vecchia strada del corpo forestale che aggira il monte Tilsen a occidente. Ok. Perché tutta questa pantomima? Cosa? Tutti il sì signore, i no signore, il saluto militare, le gerarchie, le uniformi. Mi sembra inutile ora. Eri nell'esercito, dovresti saperlo. Era diverso. Perché? Perché c'erano miliardi di persone. Insomma, un corpo militare aveva ragione di esistere. Io credo che abbia più senso ora. Perché? Perché lì fuori regna il caos. Abbiamo bisogno di ordine e disciplina, ora più che mai. Sai, ho visitato molti campi e tirano avanti anche senza un colonnello che ti ansima sul collo. Certo che è ironico. Tu che trovi inutili le uniformi e le gerarchie. Che significa? Pensavo lo stesso dei motociclisti al tempo. Anche voi avevate dei gradi, come capitano di strada o presidente. E le toppe e i tatuaggi erano come un uniforme. E quando scendevate in strada tutti insieme sembravate un esercito. Barbe e moto a parte, ovvio. Beh, in effetti... non hai tutti i torti.
Devo confessare di essere rimasta sorpresa quando ti ho visto senza il gilet al campo. Credevo che non ci avresti rinunciato per nulla al mondo. Dai, il mio gilet! Chissà se il colonnello accetterà un cambio di uniforme. Sì, infatti. Dove andiamo? A Diamond Lake. C'è una vecchia strada del corpo forestale che aggira il monte Tilsen a occidente. Ok. Sei venuto dal passo? Sì, ma i soldati in quel frangente avevano un problema di plantigradi. Di plantigradi? Ehi! Ehi! Spegni il motore! Devi tornare indietro, bello. Abbiamo l'ordine di controllare che... Di controllare che cosa, caporale? Mi scusi, non l'ho riconosciuta. È un ordine del colonnello. Serve a evitare il rischio di disertori in fuga. Mi stai accusando di diserzione? No, signora. Allora lasciami passare. Caporale, cosa ci fai ancora lì? Spostati immediatamente, ho detto. Sì, signora. Scusi, signora. Gesù. Ma dovrò fare il rapporto? Sì, mi sembra ovvio. Sembrava fare sul serio. Che intendi? Ha detto che ti avrebbe denunciato. Secondo te come la prenderà, Matt? Colonnello gli dirà di farsi i cazzi suoi e di non dubitare mai di un ufficiale. Oh mio Dio! Che c'è? Niente, è solo che la vista da quassù è incredibile. Sì, ormai non ci faccio più caso, insomma, dopo tutto questo tempo. Com'è possibile? È da mozzare il fiato. Già, il mondo si desta, grato per un'altra alba. Se passassi i tuoi giorni a guardare in un microscopio, magari l'apprezzeresti di più. No, ma lo apprezzo, non credere. Ammirare il sole che sorge è infinitamente meglio dell'alternativa. Devo essere onesta. In certi momenti ho pensato il contrario. E sarebbe stato meglio non vedere un altro giorno. Conosco la sensazione. E cosa ti ha dato la forza di andare avanti? Non lo so, forse se non mi sono arreso... È solo per la mia testardaggine. Non ti credo. Anch'io volevo farla finita, Sara. Credimi. Ma poi Boozer ha avuto l'incidente al braccio e io... Non potevo lasciarlo morire, no? E vederlo lottare con i denti per la propria vita quando non aveva nessun motivo di farlo. Non un cazzo di motivo. Beh, forse l'ho fatto per lui. Per non deluderlo. Non potevo uscire di scena in quel modo. Poi ho scoperto che tu eri ancora viva. E è stato allora che... puoi immaginarlo. Che avrei voluto farla finita sul serio. Sì, certo. No, seriamente. Ma poi ho ricordato che avevi ancora l'anello dei Mongrel. E questo mi ha dato la forza di andare avanti. Così ho deciso di cercarti per riaverlo indietro. E sai com'è andata a finire. Merda. Esatto. Verranno giorni migliori, lo sai, no? Certo. Sì. Possiamo farcela, Deacon. Io ci credo. Stai cercando di convincere me o te? Dovremmo esserci, giusto? Sì, siamo quasi al tunnel di Tilsen. Serve una mano per togliere quell'affare. Accidenti.
Ma che diamine è? Quello è un sigillo, è un segnale di avvertimento dei ripugnanti. Chi sono i ripugnanti? Erano i membri della Requiescat in Pace, una setta. Si martoriavano, adoravano i furiosi, volevano unirsi a loro. E... come vedi, la tolleranza non era esattamente loro forte. Cosa facciamo se li incontriamo? Non li incontreremo. Allora, mi aiuti o no? Sì, certo. Ok, reggiti forte. Non c'è molto spazio. Cazzo! Non mi sorprende che abbiano abbandonato le auto. Questo è niente. Sulla vecchia strada per Belknap c'è un tunnel che io e Boozer abbiamo attraversato centinaia di volte. Al presidio della Nero c'era una fila lunga chilometri quando tutto è andato a puttane. È terribile! Ho visto di peggio, ma... sì. Ehi, sembra familiare. Sì, sì, è proprio qui. Non pensavo di rivedere questo posto. Ok, bene, la corrente è ancora attiva. Sì, questo non mi stupisce. Sul tetto c'è una rete di pannelli solari. Si vociferava di un generatore a energia nucleare, ma non l'ho mai visto. Ok, ma come pensi di entrare? Ti faccio vedere. Hai detto che la corrente è ancora attiva. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Buon pomeriggio, Sarah Irene Whittaker. Bentornata al centro ricerche Cloverdale di Iron Butte. Sono passati 751 giorni dal suo ultimo accesso. Attenda, prego. Sai, non mi ricordavo di tutta questa tecnologia. Niente di che. Irene non ha intelligenza. È poco più di un'applicazione per smartphone. Irene? Architettura di interfaccia per la rete interna. Oh mio Dio! Cosa c'è? Niente, solo... Ma che diavolo? Guarda, sono piante di mais. Sarà, dovrebbe essere... Ma il sistema di irrigazione è totalmente automatizzato. Fin quando riceve corrente, si mantiene in funzione. Cristo santo, questo posto è un paradiso. Ha cibo, acqua, elettricità e una recinzione come Dio comanda. Strano che non ci sia nessuno accampato qui in giro. L'hai detto tu, la corrente è attiva e 8000 volt bastano a scoraggiare qualsiasi intruso. Visto? Andiamo! Infatti, deve essere questo che li rende aggressivi. L'aggressività è pericolosa. Io dico di uscire, ma senza fare rumore. Ok. Andiamo. Va bene.
diavolo è successo qui? Non lo so. Cosa? Sara, queste persone lavoravano qui, vero? Tu le conoscevi? Sì. Non le conoscevo. Su, andiamo. Quindi qualcuno ha sparato a tutti mentre provavano a scappare? Sembrerebbe proprio di sì. Poi hanno isolato la struttura e se ne sono andati? Per quale motivo? Non lo so, dico. Non lo so, non ero presente. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Merda. Questo non funziona. Vieni, qui ce n'è un altro. Ok, perché... come l'hai chiamata? Airi? Perché Airi è in funzione all'entrata principale e non alla porta d'ingresso? Beh, mi sorprende funzioni ancora. Gli informatici si lamentavano sempre dell'instabilità del sistema, e questo quando la manutenzione era settimanale. Ora sono passati... quanto? 2 anni? Diavolo, non capisco quale sia il problema. Ehi, Sara, ricordi quando hai detto che nessuno può entrare qui? Sì, perché? Forse sono già dentro. Ma che stronzi! Sì, hai ragione, hanno bloccato il sistema. Ehi! Fateci entrare! Non vogliamo creare problemi, siamo qui di passaggio! Dobbiamo entrare! Beh, conosci altri ingressi? Sì. Sì, ho un'idea. Andiamo. C'è un'uscita di sicurezza sul retro dell'edificio. E perché non hanno chiuso anche quella? Non è detto che qualcuno abbia isolato la struttura. Forse è un malfunzionamento. E le uscite d'emergenza non si possono bloccare. Protocolli di sicurezza della Cloverdale. Ok, ci siamo. Dobbiamo solo capire come arrivare lassù. Aspetta, forse ho un'idea. Potrei sparare al chiavistello. Ottima mira. L'avevi già fatto? Sì, un paio di volte. Mi convince perché non mi lascia andare per primo. Non so che cosa sia successo nel parcheggio, ma ti garantisco che nessuno può superare il recinto senza autorizzazione. Io li conosco. E se c'è anche Jim, ci farà entrare. Jim? Jim, la guardia giurata. Jim che mi ha quasi sparato perché ero passato a prenderti. Dicono, è passata una vita e sono cambiate tante cose. Sì, e non in meglio. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Buon pomeriggio, Sara Irene Whittaker. Bentornata al centro ricerche Cloverdale di Iron Butte. Sono passati 7 minuti dal suo ultimo accesso. Attenda, prego. Visto, lo sapevo. Le altre porte avranno qualche problema. Pronto?
Andiamo. Stai giù. Ma che bastardo. Stavi dicendo? Già. Se nella vita hai imparato qualcosa e non fidarti, aspettati. Sì, comincio a capire che cosa intendi. Attenzione, allarme di livello 4. Rilevati corsi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Arrivo! Ehi, se li hai al tiro, spara quel pezzo del tuo parlato. Questa voce mi fa impazzire. Non dirlo a me. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Libera. Arrivo. Attenzione, attenzione, i soccorsi sono stati arrestati. Polizia e giudice, arrendete e non vi sarà fatto nulla. Libera. Contromisure letali autorizzate. Saliamo le scale e attraversiamo il ponte sospeso. D'accordo, andiamo. Attenzione, attenzione. I soccorsi sono stati arrestati. Polizia e servizio. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Merda! Sono... Libera. Attenzione, allarme di livello 4. Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. È chiusa, aspetta. Sara Erin Whitaker, ID 2007659. Sara Irene Whitaker, sicurezza compromessa. Il centro ricerche Cloverdale è in isolamento. Ripeto. Disabilita. ID 2007659. Disabilita. Sono stati allertati. Il protocollo di sicurezza Alpha 761 è stato disabilitato. Oddio, sta un po' zitta, cazzo. La sicurezza interna è ancora in funzione. Sei pronto? Sì, ma stavolta vado io per primo. Ehi, stavolta entriamo insieme. Attenzione. Attenzione, allarme di livello 4. Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Cecchini, sui tetti. Visti. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Ce n'è altri! Visti! Attenzione! Bel colpo, ma tieni giù la testa! Sia in arrivo. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Attenzione! Attenzione! Allarme di livello 4. Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure autorizzate. Un'ultima volta. Sara Irene Whitaker, ID 2007659. Disabilita la sicurezza e la cazzo. Attenzione, di risposta vocale. Attenzione, i soccorsi sono stati allertati. Stai pronto. Polizia in arrivo. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Chiudete questa cazzo di porta, ora! Jim, aspetta! Ma che bastardo! Dai, l'hai detto tu. Niente come prima. Attenzione, attenzione. Allarme di livello 4. Controlliamo se l'aria è... Rilevati colpi d'arma da sì, fuoco. Faccio io. Personale di sicurezza al reparto manutenzione.
qui è sicuro. Niente qui. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. È tranquillo. Anche qui. Attenzione, attenzione. Ricordo quando i soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Aria sicura. Attenzione, attenzione. Allarme di livello 4. Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Forza, proviamo la porta. Attenzione. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Disabilita la sicurezza e la cazzo di risposta vocale. Accesso non autorizzato. Sara Irene Whittaker, le tue credenziali sono state revocate. Contattare attenzione, un amministratore. Attenzione, attenzione. Allarme di livello 4. Rilevati maledetta. Colpi d'arma da fuoco. Ehi, personale ehi, di sicurezza al reparto manutenzione. Entrare così sarebbe comunque un suicidio. Ogni arma al di là della porta sarebbe puntata verso di noi. Serve un piano migliore. Ah sì, ne hai uno? Oh, beh, forse. Attenzione, c'è un modo per raggiungere quel tetto da qui? Contro tutti da questa gli parte. Intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Qui c'è una sporgenza. Dovresti raggiungere il tetto dal condizionatore. No, tu ti arrampicherai. Senti, sali su quel tetto e attenzione, mi dai fuoco di copertura. Attenzione. Attira la loro i attenzione. Quando saranno distratti, entrerò da qui. Li coglierò di sorpresa. Arrendetevi e non vi sarà fatto ok, alcun male. Sì, è un piano eccellente. Ma, come dire, scordi un piccolo dettaglio. Cioè? La porta è chiusa, ricordi? Attenzione. Merda. Attenzione. Allora, okay, allarme di livello 4. Cosa? Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Metti la mano sul lettore. Attenzione, attenzione. I soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Attenzione, attenzione, allarme di livello 4. Metti la rilevati mano. Colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Che vuoi fare? Sì, sono dentro. L'accesso attenzione, alla sicurezza è bloccato, ma i codici d'amministratore funzionano. Da qui posso darti attenzione, un codice temporaneo. Pronto? Misure letali autorizzate. Sì. Il tuo nome completo è ID 5429009, ricordalo. 5429009, giusto? Sì, attenzione, andiamo. Attenzione. I soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Attenzione, attenzione. Allarme di livello 4. Rilevati okay, colpi aspetta. D'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Pronto? Sì. Ci sei? Sì. Una volta che ho la loro attenzione, attenzione, entra. Contromisure letali autorizzate contro rischi. Tutti gli intrusi. Attenzione, mi contromisure in letali ormai autorizzate. Ormai è l'unica cosa che faccio. Ok, andiamo. Attenzione, attenzione. I soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi, so che non sei sarà qui. Fatto rispondimi, maledizione. Dicon lì, St. John. Sara
ID 542900. Buongiorno, Deacon di St. John. Benvenuto attenzione al centro di ricerca Cloverdale di Iron Peter. Questo è il tuo primo accesso, per favore. Disabilita risposta vocale. Chiudi quella fuga. Cazzo, Jim, ascoltami! Ok, sì, sì. L'hai voluta tu! Andatene quando hai avuto la possibilità! Attenzione, contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contromisure letali autorizzate. Sto fermo, accidenti! Figlio di un cane! Ora sei... Facciamolo a pezzi! Non deve scappare! Addosso! Attenzione! Possiamo farcela! Attenzione! Accidenti! Polizia in arrivo! Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun... Attenzione! Attenzione! Allarme di livello 4! Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Contromisure letali. Andiamo. No. Attenzione. Contromisure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione. Contromisure letali autorizzate. Aspetta qui. Vado a prenderlo. Attenzione, attenzione! I soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Attenzione, attenzione! Allarme di livello 4. Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza. Le mani! Non sparare! Mani in alto! No, non sparare! In piedi! Non ucciderlo! Ci serve vivo! Cristo, ho detto mani in alto! Ok, ok, ma... ditemi cosa volete. Va bene, d'accordo. È pulito! Ci stavamo solo difendendo. Ora scendi. Tutti i morti all'esterno, Jim. Quelli a cui hai sparato in testa. Non so di che cosa parli. Perché? In fondo che cosa cercavano di fare? Tornare a casa dalle famiglie, magari per portarle qui. Ma sarebbe stato un problema. Noi non potevamo correre rischi. In piedi. Aspetta! Non posso. Non costringermi. Jim, adesso conto fino a tre. No. Uno. Tu non capisci. Due. Per favore, no. Tre. Apri quella porta, cazzo! Va bene. Spero che... sappiate ciò che fate. Grazie, Jim. Sì, lo sappiamo perfettamente. Non è necessario. Lasciatemi. Mi dispiace, ma non possiamo correre rischi. Forza, me ne voglio andare da qui. Tutto vero. Non ci volevo credere. Di cosa parli? Dio, è tutta colpa mia. Io non capisco colpa. Credevo di capirlo sin dall'inizio. Prima ci occupavamo
di coltivare zenzero selvatico e radice d'uva. Ma poi tutto è cambiato, ricerche secretate, autorizzazioni revocate. David l'aveva intuito, sapeva che qualcosa non andava. Ok, ok, calma, chi è David? David Gorman era un collaboratore e stagista. Io gli ho risposto che lavoravamo per l'industria farmaceutica in contesti di alta tecnologia e che doveva lasciar perdere perché c'erano in ballo miliardi. Non mi ha ascoltato. Ha violato il sistema, poi ha superato le protezioni e ha scoperto una qualche specie di progetto segreto o qualcosa del genere. Un progetto segreto, ma rallenti. Voleva diventare il nuovo Edward Snowden. Si era messo in testa di rendere pubblica l'intera vicenda. David Gorman smaschera l'impero del male e salva il mondo. Hai presente? Ma io non gli ho dato retta, Deacon. Gli ho detto che le sue erano tutte paranoie. Ma poi lui deve essere entrato qui e deve aver rubato un campione di qualsiasi cosa stessero realizzando. Aspetta, non capisco cosa intendi. Non è stato facile neanche per me ricollegare tutto. La notte in cui mi hanno ferita, sono passata dalla Cloverdale di Farewell per cercare David, ma lui se n'era già andato. Era partito da 2 settimane. C'è questa importante fiera ecologista a Portland. Forse voleva parlare con dei giornalisti. Probabilmente era già infetto, ma non lo sapeva ancora. Santo Dio. 2 giorni dopo. In 2 giorni, il contagio si è esteso a tutti i presenti, che alla fine hanno preso un aereo e sono tornati a casa ignari. La settimana dopo, 2,5 miliardi di infetti erano morti. Sara, ascolta, non è stata colpa tua. Non potevi fermarlo. Cosa avresti potuto fare per evitarlo? Sono le ricerche. Le mie ricerche erano il progetto. Dicon, io stessa ero coinvolta. Loro mi hanno usata. Ehi, aspetta un attimo. Che c'è? Le recinzioni elettriche, come le disattivo? I relè sono in una struttura vicino alle serre. Perché? Ok, il fatto è che qui ci sono provviste a volontà e pensavo di contattare Boozer. Lui e Ricky devono sapere di questo posto, anche il campo di Lost Lake. Lo puoi caricare da sola? Sì, certo. Ok, nel caso chiama. Ok.